Buongiorno a tutti, anch'io sono felice di avere Stefania, la dottoressa Terracina. Stamane venendo dicevo, ma io chi devo presentare, me o Stefania? Forse me, in realtà. Grazie a Stefania questa bellissima lezione che attraverserà più di una comunità, ma direi una parte importantissima della nostra città. E quindi ringrazio la dottoressa Terracina, che tra l'altro è una scienziata, si occupa da più di 20 anni del progetto Memoria, coordina il progetto Memoria, nonché Arte in Memoria, quindi a lei che dobbiamo le pietre d'inciampo, che non sono un inciampo, ma testimoniano la profondità di questa identità corale comune della città di Roma con la comunità ebraica. Quindi io vi ringrazio moltissimo, adesso andrò nella mia classe di quinta e insomma, grazie a tutti. Allora, tocca a me. Buongiorno ragazzi, molti di voi mi conoscono, sanno che sono appena andata in pensione, ma il legame con il convitto è fortissimo, quindi sono stata molto lieta di accogliere l'invito della professoressa Marini e del rettore a, come negli anni passati, seguire un percorso dedicato alla memoria della Shoah. Però ci siamo dette con la collega ed anche con il rettore che in fondo voi siete tutti romani, perché la maggior parte di voi è nato a Roma, certamente tutti vivete a Roma, preferisco dire avete il privilegio di vivere a Roma, che sebbene in difficoltà in questi ultimi anni resta sempre una capitale unica al mondo, e il privilegio di vivere in questa città è anche il privilegio di vivere in una città che ha dei radicamenti profondi, come sappiamo, che sono un faro per il mondo intero, e quindi siamo voluti andare ad esaminare, come ha detto bene il rettore, lo vedete anche nel titolo che è sullo schermo, la terza anima di questa città. Una è fondamentale e ha fatto scuola per il mondo ed è l'anima dello ius, del mondo latino, che ha portato il principio dello ius nel mondo. La seconda è certamente il messaggio di Cristo, che fa di Roma la sede della Chiesa universale, ma fin dalle origini, quindi prima ancora che il cristianesimo arrivasse a Roma, c'era a Roma una comunità ebraica, addirittura nel secondo secolo avanti Cristo. Ed è una comunità che arriva in questa città e mantiene la sua autonomia, in qualche modo la sua indipendenza, tra mille difficoltà nel corso dei secoli, per più di 2000 anni, poiché la prima comunità della diaspora è parola che significa dispersione, allontanamento e quindi fuga dai propri territori d'origine, la comunità ebraica romana vede appunto questo spostamento dal territorio che attualmente è lo Stato di Israele proprio a Roma, perché Roma era in quel momento la capitale del mondo, ma in questo modo costituisce la prima comunità nell'Europa occidentale, che era peraltro l'unico mondo allora conosciuto. Ecco perché non solo è la più antica comunità della diaspora, ma è anche la più antica comunità della diaspora nel mondo. Tutte le altre si sono costituite dopo, sia in Europa orientale, occidentale, del nord, sia naturalmente poi nel resto dei continenti. E perché ci interessa affrontare questo? Perché diciamocelo ragazzi, voi nati, vissuti a Roma non da sempre, Roma la conoscete poco, mediamente la conoscete molto poco, no? È capitato a tutti i colleghi certamente di fare riferimento ad alcuni luoghi della città che spesso per voi non dicono nulla, e allora ci siamo detti, forse se non conoscono bene la nostra città, che pure è piena di luoghi significativi, certamente sanno poco della comunità ebraica, e allora l'abbiamo voluto prendere in esame questo tema per non ridurre la cultura ebraica solamente alla Shoah. È vero che noi stiamo oggi facendo una lezione legata al giorno della memoria, però è anche vero che voi avete commemorato la Shoah ascoltando il discorso di Liliana Segre, che è stata certamente un'esperienza importante, ma prima della Shoah ci sono 2000 anni di storia ricca e significativa, che partono da Roma, che a Roma convergono,
perché la comunità si è costituita, come vi dicevo, nel secondo secolo avanti Cristo, ma poi si è fatta calamita per molte altre provenienze nel corso dei secoli, fino all'ultimissima provenienza, per esempio quella degli anni 70 del Novecento, quando l'ultima comunità del Nord Africa, quella libica, fu cacciata da quei territori, esattamente come furono cacciati tutti gli italiani che ci vivevano. E quindi l'ultimo pezzo di questa convergenza è la comunità libica, che è arrivata anche quella a Roma. Roma sarà nel corso dei secoli un polo di attrazione per tutti gli ebrei che si trovano poi, che si troveranno in territori dove magari saranno, come sappiamo, ricorrentemente perseguitati. Allora, scusate se con i miei appunti, perché non vorrei perdere qualche passaggio. Quello che è importante dire è che quando nel 161 avanti Cristo i primi ebrei vengono a Roma, vengono per chiedere protezione a Roma, ambasciatori arrivano e vengono accolti, e si stabilisce un primo rapporto, ma poi arriveranno a Roma come schiavi. E allora questo accadrà soprattutto con Pompeo, e quindi siamo già arrivati in un'epoca più avanti, ma sebbene abbiano poi avuto una protezione estremamente liberale da parte di Cesare e di Augusto, e questo portò addirittura, pensate, la comunità ebraica a Roma, in una città che nel tempo di Augusto e anche successivamente faceva circa 1 milione di abitanti, una cosa incredibile per quel tempo, aveva 40.000 ebrei. E questo è stupefacente, perché se pensate al rapporto, oggi in Italia gli ebrei sono 35.000 circa, e lo sono da molto tempo, cioè questa comunità, sebbene abbia avuto molte immissioni, è rimasta in un numero relativamente ridotto. Beh, in epoca augustea ne aveva 40.000. La comunità ebraica comincia ad avere periodi molto difficili, come vi dicevo, con Pompeo, ma poi anche, soprattutto, alla morte di Nerone. Alla morte di Nerone le difficoltà diventano durissime, e comincia una precisa strategia di annientamento, una strategia che è stato detto è in qualche modo la matrice di quello che sarà il futuro antisemitismo. Vi leggo una cosa scritta da Paolo Mieli, che forse conoscete, è uno storico, un giornalista importante. Qualche anno fa lui scrive appunto che quello che davvero ha fatto la differenza è il periodo degli imperatori Flavi, perché naturalmente in quel periodo occorreva ribadire la forza dell'impero, non tollerando nessun tipo di ribellione nei confronti proprio di quello ius che era costitutivo dell'impero romano. L'era di Vespasiano, soprattutto l'era di Tito e del loro erede Domiziano, è l'era delle massime persecuzioni, ed è anche l'epoca nella quale ci fu la massima resistenza, nella eroica resistenza di Masada, una fortezza costruita in cima ad una collina, costruita apposta per resistere a lungo, e resistette a lungo perché anche ingegneristicamente dotata di grandi vasche di acqua, perché naturalmente in una zona relativamente desertica quello che contava era l'acqua. Ma gli ebrei verranno alla fine sconfitti. Quello che più emblematicamente, come vedete dalle immagini, ci rappresenta il desiderio di Roma di segnalare la propria potenza è quello che compare, vedete, sull'Arco di Tito. L'Arco di Tito si trova nel Foro Romano, e lì vedete c'è un bassorilievo che dimostra, con il corteo del trionfo dell'imperatore, il sequestro della Menorah, e cioè del candelabro a sette braccia, che è simbolo
proprio della comunità e della cultura ebraica. E quell'arco di Tito è un segno preciso che dura da allora e sotto il quale nessun ebreo è mai passato né vuole passare. Passare sotto quell'arco significa ancora oggi, a distanza di 2000 anni, riconoscere la superiorità della violenza, evidentemente. E quest'epoca si segnala come particolarmente dura nei confronti degli ebrei, malgrado, e questo che è abbastanza stupefacente, malgrado i romani avessero la consuetudine, una volta sottomesso un territorio, di lasciare ai popoli sottomessi in quel territorio una certa libertà di culto, di cerimonie religiose, mentre gli ebrei vengono immediatamente costretti assolutamente a non esercitare certe tradizioni. E quando arriviamo per esempio all'imperatore Adriano, tra il 132 e il 135 dopo Cristo emana tutta una serie di leggi proibendo addirittura la circoncisione, che è invece un atto religiosamente importante per l'ingresso del bambino nella comunità, ed è un fatto significativo. Quindi inizia un percorso di enormi difficoltà. Non solo, a quel punto sono sulla scena di Roma i cristiani, sono arrivati da quegli stessi territori. C'è in quel periodo, quando il cristianesimo arriva a Roma, un lungo momento di confusione. Ebrei e cristiani vengono confusi tra loro e rappresentano comunque per l'imperatore un problema. Un problema perché naturalmente sono profondamente legati tra loro, legati ai loro riti e alle loro tradizioni religiose, che sono strettamente connesse con gli scritti, il libro. E questo è un problema. Allora cosa accade? Che nella confusione vengono, come sappiamo, c'è un'ondata ripetuta di persecuzioni nei confronti dei cristiani, che però assomma ad essi anche gli ebrei. Dove risiedono gli ebrei in quel momento, da quando sono arrivati a Roma? Non dove oggi noi riconosciamo l'ex area del ghetto. Risiedono in Trastevere, cioè esattamente dalla parte opposta, in corrispondenza dell'isola Tiberina. Voi avete presente l'isola Tiberina, due ponti, quello che viene chiamato il Ponte Quattro Capi, che dà verso la sinagoga, e Ponte Cestio, che invece conduce a Trastevere. Ecco, dalla parte opposta di dove oggi si trova il territorio dell'ex ghetto, in Trastevere, in quel punto, all'uscita di Ponte Cestio, lì c'era l'area in cui gli ebrei cominciano a costruire le loro case, le loro attività artigianali. Dovete pensare che in epoca romana Trastevere, tutto quel lato di Roma era campagna, era una zona assolutamente non abitata. Roma era dentro l'ansa del Tevere, quindi loro scelgono in qualche modo, no, un'area separata per mantenere tradizioni, usi, costumi, abitudini. Ma in realtà, appena si passa al Medioevo, anche gli ebrei passano i ponti dell'isola Tiberina e entrano in città, perché il fiume rappresenterà nel Medioevo una barriera difensiva rispetto, come sappiamo, alle scorribande dei popoli del nord-est Europa. Quindi anche gli ebrei vengono accolti in quell'area perché il fiume rappresenta una protezione per la città, e da quel momento si spostano nell'area che appunto oggi diciamo dell'ex ghetto. Ma ancora oggi, in quel punto di Trastevere dove si insediò la primissima comunità ebraica, c'è il centro di cultura e il Pitigliani. Quindi è rimasto comunque un segno. E tra l'altro, cos'era il Pitigliani? Che oggi è un luogo dove si fa appunto cultura, studio, ci sono attività per i bambini, per i giovani. Era l'orfanotrofio. E qui ci ricolleghiamo alla memoria della Shoah. Forse qualcuno di voi ricorda l'anno scorso
parlai di Alberto Sedd, che era appena venuto a mancare, uno dei sopravvissuti testimoni instancabili di Auschwitz. Bene, Alberto Sedd frequentò quell'orfanotrofio e ci ha raccontato, come altri ci hanno raccontato, i nazisti quando arrivarono a Roma il 16 ottobre andarono perfino lì per prendere i bambini che gli erano ricoverati. Quando quell'edificio che si trova oggi in quel punto all'Arco di Tolomei sopra Piazza Empiscinula, e vi dirò poi perché si chiama così, quando quell'edificio smise di essere un orfanotrofio, perché per fortuna non c'era più questa necessità, diventò quello che è oggi, cioè un centro di cultura e di diffusione. Perché questi nomi che sono molto antichi, Piazza Empiscinula? Perché naturalmente chi viveva sul fiume a Roma, sia nell'epoca antica che nell'epoca medievale, il fiume, dovete sapere, fino a non molto tempo fa, era un fiume pulito e pescoso. Sulle rive del fiume c'erano mulini e c'erano reti da pesca col bilanciere, si dice, no? Che passavano nel fiume per raccogliere il pesce. Quindi anche gli ebrei erano pescatori in quel territorio, e quello era, lì c'era un mercato del pesce, esattamente come poi ci sarà quando passeranno sull'altra sponda, e nel portico d'Ottavia c'era il mercato del pesce. Allora adesso vedete invece quello che succede molti secoli dopo. Il Medioevo è un periodo difficile, è un periodo nel quale, vi leggo due o tre dati importanti, il Concilio Lateranense del 1215, il quarto Concilio Lateranense, cominciò a dare nel 1215 tutta una serie di limitazioni all'attività degli ebrei. Non potevano ricoprire incarichi pubblici, non potevano svolgere certe professioni, e inizia la richiesta di portare un segno di discriminazione. Quindi, come vedete, il segno è una cosa molto antica, cioè mettere un certo colore, un certo abito. All'inizio si chiede agli uomini di portare un certo cappello, ma immediatamente dopo si passa alla richiesta di essere identificati tramite il colore. Questo imperativo verrà rinnovato e diventerà definitivo dopo il Concilio di Trento, quando nel 1555 si costituisce effettivamente il ghetto nell'area che oggi voi vedete con la grande sinagoga, il Tempio Maggiore. Il giallo, vorrei soffermarmi su questo aspetto. Perché il giallo? Perché è legato al giorno della memoria. Mi spiego meglio, i nazisti non si inventano niente, la cosa è antichissima. Il giallo, che non è propriamente un giallo chiaro, ma è il giallo della Roma, per intenderci, ragazzi, cioè quel giallo ocra che è anche il colore di una terracotta che è molto usata nella edificazione delle case di Roma, no? Quel giallo ocra deve essere il giallo che gli ebrei devono indossare, e lo devono indossare per poter essere identificati. Io ho sempre spiegato ai miei studenti l'assurdo di questa questione, perché anche durante il nazismo è stato detto appunto che dovevano essere identificati con la stella perché ci si doveva tenere lontani da loro. In realtà, se ci pensate, la questione va rovesciata. Erano talmente come ogni altro che se non avessero avuto un colore identificativo, come si sarebbero potuti riconoscere? Bisognava che portassero un colore o un particolare oggetto d'abbigliamento per riconoscerli, perché la differenza sulla quale si fonda ogni antisemitismo non esiste. Se non mi metto quel colore non sono riconoscibile rispetto agli altri. Quindi in realtà ha esattamente il significato contrario. Ma perché il giallo? Poteva essere qualsiasi altro colore. Beh, perché il giallo, vi leggo quello che dice uno studioso importante a tale proposito, è il colore con il quale nell'Apocalisse di San Giovanni il
viene ricordata la meretrice di Babilonia. La meretrice di Babilonia viene ricordata, cioè la prostituta, con due colori fondamentali, il rosso e il giallo. Il rosso della lussuria, della passione sregolata, e il giallo della vergogna. Quindi inizialmente il riferimento all'Apocalisse è questo: l'ebreo deve vergognarsi di essere tale, di non essersi convertito, di non aver capito che il Messia è arrivato. Ma non è solo questo. Il giallo è anche un colore che assumerà il significato in culture diverse del tradimento. È il colore del tradimento, e come vedete di nuovo è vergogna e tradimento, qualcosa che deve identificare chi deve essere allontanato, espulso, perché ha queste caratteristiche. Pensate che diventa talmente questo il significato che a partire proprio dal 500 sulle navi, quando c'è una malattia contagiosa, quando c'è il contagio e la nave è bene che non sia avvicinata, che non attracchi in porto, deve innalzare la bandiera gialla. Quindi il giallo diventa anche il segno della malattia, la più pericolosa, quella contagiosa, e questo colore perciò diventa identificativo di qualcosa che è vergogna, tradimento, malattia, contagio. Ma molti secoli prima, e il nazismo assumerà questo colore in realtà recuperandolo in una logica di tipo medievale del passato, unendo a questo l'identificazione con il simbolo dell'ebraismo, che è la stella che verrà imposta sugli abiti, ma non da noi, non da noi. In Italia le leggi razziali del 1938 saranno leggi, come è stato giustamente detto dagli storici recentemente, leggi razziste più che razziali, nelle quali cioè viene fatto qualcosa di violentissimo nei confronti degli ebrei, in una sequela di provvedimenti che si succedono nei mesi, ma non verrà mai imposta la stella gialla. Nell'Est Europa invece sì, in Germania, nell'Est Europa, ma perfino in Francia, quando la Francia viene occupata dai nazisti. E quindi il giallo è ereditato dai secoli passati, ma solo il colore e non il simbolo, che invece è creazione originale dei nazisti. Ma c'è un'altra cosa caratteristica del segno di riconoscimento. Nel 500, quando viene imposto questo colore, cioè subito dopo il Concilio di Trento, quando viene istituito il ghetto, c'è anche la dichiarazione del provvedimento, e questo scialle, questo panno che deve essere portato sulle spalle, esplicitamente in questo provvedimento scritto dalla Chiesa, viene chiamato sciamanno. Lo sciamanno. Come sapete, molte sono le cose che restano della cultura ebraica nella cultura popolare romana. Forse l'avrete sentito, magari non è un termine in uso adesso, ma magari qualche nonna, qualche zia più anziana avrà detto sembri uno sciamannato, mi sembri sciamannato, ma come ti sei vestito? Sembra che porti uno sciamanno, in senso dispregiativo. Chi è lo sciamannato? Quello che è vestito male, quello che non si può guardare. Resta quindi nel dialetto romanesco questa definizione, che è mutuata dall'uso dello sciamanno. Se lo sciamanno è il simbolo identificativo dell'ebreo, chi è vestito sciamannato è una persona da tenere distante, perché è una persona poco raccomandabile, probabilmente non pulita, e così via. Questo è solo uno, per farvi un esempio molto semplice, di quelli che sono i residui della cultura ebraica nella cultura romana. Torniamo alla terza anima. Ci sono tradizioni addirittura nella religiosità, ma nell'uso comune, quotidiano della vita, che abbiamo totalmente mutuato dall'ebraismo. Faccio un esempio di cui non tutti sanno, che è invece molto importante. Restano nel cristianesimo
un'infinità di elementi, ma non entrerò nel liturgico, nel teologico del cristianesimo, cosa eredita dall'ebraismo, molto, moltissimo, intanto il libro fondamentale, la Bibbia come elemento di partenza, ma per lunghi secoli la Bibbia verrà tenuta da parte. Per quale ragione? Beh, anche perché nello stesso Cinquecento c'è la grande espansione del protestantesimo che recupera l'importanza della Bibbia nella traduzione che Lutero desidera e realizza, e poi che verrà ampiamente diffusa, consentendone la consultazione ad ogni singolo fedele. Quindi il cristianesimo, o meglio il cattolicesimo romano, allontana da sé la Bibbia e preferisce centrare tutta l'attenzione sul Vangelo. Cosa resta quindi? Molto, dicevo, nelle pratiche religiose, già solo il nome di Pasqua, Pesach in ebraico, ma è la Pasqua e ha un significato, il significato della rinascita, per gli ebrei ha un altro significato che però è sempre quello della rinascita. Tutta una serie di tradizioni anche liturgiche. Faccio un esempio. Voi ragazzi pensate, sono certa, che la parola Amen, che noi pronunciamo Amen, sia magari latina, no? Intanto va detto Amen ed è ebraico. E vuol dire che sia così come il Signore può. Quindi capite che questo... faccio degli esempi molto semplici per farvi capire come resta proprio nel tessuto. Dicevo abitudini anche quotidiane. Sapete che proprio a Pesach, a Pasqua, noi nel mondo cristiano, le donne di casa, in quel periodo, perché è primavera, di solito finalmente siamo fuori dall'inverno, l'aria si fa più profumata, ma poi è tradizione in quel periodo fare le pulizie di Pasqua, cioè pulire la casa a fondo, pulire gli armadi, i cassetti, buttare via le cose vecchie, rinnovare, no? È una tradizione che si faccia in quel periodo e per molti secoli era una tradizione della casa imprescindibile ed è totalmente una tradizione ebraica. Perché? Perché in quella occasione, per ragioni religiose, vanno pulite le case a fondo per togliere anche la più piccola briciola di alimento lievitato, perché nulla di lievitato può essere presente nella casa quando, in occasione di un tempo nel quale non si può mangiare pane lievitato. Quindi la casa viene pulita in ogni più piccolo angolo. Questa è una tradizione che arriva fino a noi e che per secoli viene mutuata dal mondo ebraico in tutte le famiglie. E a Roma in particolare questo significa rinnovare, cambiare, trasformare nella casa le cose. C'è sempre qualcosa di nuovo da fare, che è esattamente quello che dice la tradizione ebraica. Ma torniamo alle date. Ho detto 1555 l'istituzione del ghetto. Da dove deriva? Il Concilio di Trento. Perché si è aperto il Concilio di Trento? Il Concilio di Trento si è aperto perché Lutero ha affisso i suoi principi sul portone di Wittenberg, le sue affermazioni hanno creato una esplosione all'interno della Chiesa di Roma. C'erano già state altre posizioni divergenti da quelle della Chiesa di Roma, naturalmente, per esempio Janus in Boemia, ma circa un secolo prima, e altri protestanti, ma naturalmente la posizione di Lutero è deflagrante, anche perché Lutero viene dal mondo cattolico, lui è un monaco agostiniano e riprende con rigore assoluto, secondo lui, quello che è il puro messaggio agostiniano. La Chiesa trema, ma soprattutto, guardate, quello che trema è l'imperatore Carlo V, che possiede territori vastissimi e oltre alla Spagna ha territori che si trovano naturalmente nelle Americhe, che sono state appena scoperte,
anche tutta una serie di territori nell'area germanica che si stanno muovendo per ribellarsi alla Chiesa di Roma e quindi al potere dell'imperatore, appoggiati dai principi di quei territori. Quindi sostanzialmente l'imperatore Carlo V che vuole un concilio con l'intenzione appunto di cercare una strada di riconciliazione con i protestanti. Il concilio dura molto a lungo, alla fine giunge a delle affermazioni categoriche su cosa può essere accettato dalla Chiesa di Roma e cosa è da considerarsi eretico. Paolo IV Carafa, Papa Paolo IV Carafa, chiuderà questa occasione, questa riflessione del concilio che è stata molto intensa e dibattuta, del concilio di Trento. Trento non a caso, perché si trova a nord dell'Italia, al centro in sostanza della grande area europea dominata dalla politica di Carlo V, il re di Spagna. Bene, la considerazione finale, per dirla in maniera molto sintetica naturalmente, è che se è vero che tutti coloro che si sono posti sulla scia di Lutero e di Calvino sono da considerarsi eretici, in realtà i primi veri eretici, cioè coloro che non hanno accettato il messaggio di Cristo, che a questo si sono ribellati non seguendo le indicazioni della Chiesa Cattolica, i primi eretici sono gli ebrei. E a questo punto gli ebrei vanno assolutamente tenuti sotto controllo, e cioè rinchiusi in spazi ben precisi dove possono esercitare solo certi mestieri, dove non possono svolgere attività come tutti e dove devono essere controllati. In realtà i primi a creare un'area chiusa riservata agli ebrei saranno i veneziani, 1518, quindi ben 40 anni prima. Infatti Venezia ha di recente, nel 2018, celebrato, diremo così, la presenza forte di una comunità ebraica con la nascita del ghetto a 500 anni di distanza. Venezia colloca quest'area riservata agli ebrei, chiusa e controllata, vicino ad una fonderia, e quindi la parola ghetto deriva da getto, come scritto, ma detto ghetto in veneziano, e questa parola in quest'area vicino a dove c'è un getto, c'è una caduta di fusione, perché c'era un'area occupata da fabbriche in questo senso, questa parola designerà da quel momento tutti gli spazi chiusi per gli ebrei. Fino a poco prima gli ebrei finivano per stare sempre tutti in un quartiere, ma per scelta, perché vicino avevano il loro tempio, perché erano spesso molto imparentati tra di loro, i loro commerci erano collegati, o anche perché preferivano riunirsi tra di loro. Ma quei quartieri erano quartieri, non erano spazi chiusi, e in molte zone d'Italia, torno all'esempio di Venezia, queste aree in cui liberamente gli ebrei sceglievano di vivere erano chiamati giudecche, cioè territori dove vivono gli ebrei, giudee, ma non erano luoghi in cui si era obbligati a vivere, chiusi. Ora vedete questa pianta è del 1560 e qualcosa, adesso mi sfugge, ed è una pianta molto importante perché è la prima pianta che mostra quale fosse l'area del primo ghetto del 1555. Quindi vedete le mura, le porte, che inizialmente erano solo due, una qui e una laggiù. E che cos'è quell'laggiù? Ponte Quattro Capi. Qual è il Ponte Quattro Capi? È quello che c'è ancora oggi di edificazione romana e sta di fronte al Tempio Maggiore di Roma. Vedete, l'area è questa e per secoli l'area rimarrà questa. Che significa? Che gli ebrei, non potendo vivere altrimenti che qui,
erano obbligati a edificare in altezza. Le case diventano sempre più alte, sempre più strette tra di loro, perché se la comunità cresce non ha però la possibilità di allargarsi nello spazio. Quando si allargherà? È un momento importante. Si allargherà nella fine del Cinquecento, quando Papa Sisto V, che era un papa urbanista, che ridisegnerà le strade di Roma. Per farvi un esempio, il cosiddetto tridente, quello che da Piazza del Popolo vede via del Corso, via Ripetta e via del Babuino, appartiene al disegno di Sisto V, esattamente come via Sistina si riferisce a Sisto V, quella che scende da Trinità dei Monti, sopra Trinità dei Monti, verso quella che oggi è Piazza Barberini. Insomma, questo papa che vuole ridisegnare la città, e che dovete sapere, questa è aneddotica naturalmente, sembra che girasse in incognito per la città vestito da prete qualsiasi, andasse nelle bettole per sentire cosa diceva il popolo di Roma, questo papa chiama un grande architetto, Domenico Fontana. Domenico Fontana era svizzero, appartiene a un insieme di architetti, ingegneri svizzeri, come saranno il Maderno, Carlo Fontana, che era suo nipote, il Borromini, sono degli svizzeri dell'area che oggi diciamo del Canton Ticino, che vengono a Roma e fanno grandissime cose. Domenico Fontana, per esempio, si occupa di ampliare Santa Maria Maggiore, di una parte del Palazzo del Quirinale, un'infinità di cose. San Luigi dei Francesi, che è quella chiesa dove sono conservate le migliori, le più affascinanti tele del Caravaggio. E siamo sempre in un'epoca nella quale anche Caravaggio, qui a Roma, c'è un pullulare di grandi artisti. Beh, il Papa affida a Domenico Fontana l'allargamento del ghetto, e così un'area un po' più grande verso nord su questa carta, diciamo, viene fornita agli ebrei. Non moltissimo, però si aprono anche altre porte che alla fine diventeranno sei, e questo consentirà l'uscita degli ebrei nelle ore consentite, che vuol dire dall'alba al tramonto. Guai a chi al tramonto non fosse rientrato, sarebbe finito nelle prigioni del Papa, avrebbe dovuto pagare delle ammende, cioè delle multe pesanti. Insomma, il controllo era serratissimo. Quando diventa ancora più serrato? Quando si fa il censimento. Il censimento è un atto importantissimo, cioè cosa accade? Il Papa, dopo aver creato l'area del ghetto, chiusi gli ebrei nel ghetto, vuole però sapere esattamente chi sono e quanti sono. Quindi si fa un censimento molto capillare, molto puntuale, ma soprattutto il decreto del Carafa prevede che tutti gli ebrei che si trovano nei paesi intorno a Roma, nel Lazio, ai confini con la Toscana, debbano assolutamente venire a Roma, non possano vivere fuori dal ghetto. E quindi arriva questa enorme quantità di persone che erano sparpagliate in tutta la regione, ed ecco i cognomi che voi facilmente potete riconoscere, che sono quindi antichi, perché si riferiscono proprio alla storia di questa prima forma di comunità ghettizzata. E quegli ebrei che vivevano in quei territori, che erano piuttosto abituati ad avere solo il patronimico, tutti voi fate latino, quindi no, era Aronne, figlio di Abramo, Samuele, figlio di Isacco, era piuttosto questo il modo di denominare, quindi sono costretti alla cognomizzazione. Perché? Perché il Papa vuole un censimento preciso, vuole sapere quante famiglie si trovano in questo territorio, e quindi i nomi. E allora ecco che noi abbiamo nomi che derivano dai territori intorno a Roma: di Cave, di Segni, di Veroli, di Nepi. Nepi, Veroli, Segni, sono tutti paesi intorno a Roma. Oppure, come la dottoressa Terracina, che è qui con noi, appunto Terracina, o Anticoli, che è un altro paese vicino a Roma, o Sermoneta,
allo stesso modo. Quindi il nucleo più antico assume questo nome, ma già poco prima di questa data, nel 1492, anno della scoperta dell'America, cosa era successo? Che i cattolicissimi re Isabella e Ferdinando in Spagna avevano deciso, dopo aver riconquistato l'intera penisola iberica, o meglio la penisola iberica spagnola, perché poi c'era il regno in Portogallo, decidono, 1492, che tutti gli ebrei che si trovano in Spagna, e sono tantissimi, vengano cacciati, vengano allontanati. Perché sono tantissimi? Perché quei territori sono stati a lungo sotto il dominio musulmano, e nel mondo musulmano c'era una certa tolleranza per la differenza religiosa, sia nei confronti dei cristiani che nei confronti degli ebrei. L'unica cosa che veniva imposta, e che sarà imposta per secoli nei territori musulmani agli ebrei o anche ai cristiani, era il pagamento di una tassa, la dimma. Il pagamento di questa tassa consentiva di poter esercitare le proprie funzioni religiose, di non essere perseguitati. Quindi capite bene che il rapporto tra gli ebrei e i musulmani in tempo storico era molto diverso da quello che è oggi. Insomma, l'impero ottomano era sostanzialmente tollerante. Quindi, naturalmente, quando i re cattolici alla fine del 400 riconquistano quei territori, si trovano molti musulmani e molti ebrei sui loro territori, e quindi vengono o obbligati a convertirsi o cacciati dalla Spagna. E comunque la conversione, spesso solo finta, di facciata, farà sì che molti continueranno segretamente a praticare la religione ebraica, verranno chiamati marranos, eh? I marranos sono i traditori, tanto che il termine marrano in quel periodo diventa un insulto con il quale, per esempio, sfidare qualcuno a duello, sei un marrano, ecco, traditore, questo è sempre il significato, vi ricordate il colore giallo, traditore, questo è. Ma appunto le conversioni spesso erano forzate, quindi poi segretamente veniva conservata la religione, e tanto che Filippo II di Spagna, figlio di Carlo V, un secolo e più dopo, farà una seconda più dura e grande cacciata, e praticamente non rimarranno ebrei in Spagna, ma non solo dei territori spagnoli, di controllo spagnolo, che sono anche quelli del nord Europa in quel periodo, ma anche da quelli in Italia, quindi in Sicilia, in Calabria, in Puglia, in Campania, dove c'erano floride comunità ebraiche antichissime, tutti sono costretti a scappare, e quindi c'è una risalita verso il centro nord Italia, ma soprattutto una convergenza a Roma, perché incredibilmente già nel 1492, quando, ripeto, anno della scoperta dell'America, muore Lorenzo de' Medici, quindi l'ipotetica costituzione di una unione italiana, almeno tra grandi principi, crolla, perché Lorenzo il Magnifico muore. Sale al soglio pontificio Alessandro VI Borgia, come tutti sapete, un papa francamente discutibile come papa, e comunque spagnolo. Beh, Roma invece è quella che accoglie il maggior numero di ebrei che scappano dalla Spagna. Ma come? Un papa spagnolo? Laddove i sovrani spagnoli cacciano gli ebrei e li ritengono pericolosi, assolutamente da allontanare, un papa spagnolo? Perché? Perché Alessandro VI Borgia è più di tutti un politico e sa che accogliendo questa comunità che fugge avrà con sé intellettuali, perché nel mondo islamico gli ebrei avevano potuto sviluppare i loro interessi nei confronti della geografia, della cartografia, degli studi scientifici soprattutto, ma non solo, nel recupero delle opere dell'antichità. Tutti avevano una forma poliglotta, competenze da poliglotti, potevano tradurre dall'arabo, conoscevano il greco oltre al latino, ma perfino ci sono traduzioni dall'aramaico, quindi la ricchezza culturale e la competenza e la passione scientifica fanno sì che quando Alessandro VI Borgia accoglie gli ebrei a Roma, sa che avrà
delle intelligenze da mettere in gioco, oltre al fatto che naturalmente gli ebrei sono anche abili mercanti, abili artigiani, sono ebanisti, cioè lavorano il legno nelle forme più raffinate, con intarsi, eccetera, sono argentieri, la produzione di lavori d'argento, sono grandi abili tessitori. E quindi naturalmente questo porterà a Roma un'attività produttiva di arricchimento che Roma era ridotta a un borgo, era ridotta veramente malissimo, era la guerra di tutti contro tutti tra le famiglie nobili in città ed era, c'era stato un crollo dell'economia terribile. Quindi Alessandro VI Borgia li accoglie, ma subito dopo i papi che si succederanno, arrivando al Concilio di Trento, dopo il Concilio di Trento, chiuderanno gli ebrei nel ghetto. E qui vedete una delle cose che si sono conservate per secoli, perché tra le altre cose agli ebrei dovranno indossare lo sciamano, dovranno essere riconoscibili, dovranno stare chiusi tra le mura con degli orari e non potranno avere più di una sinagoga, una sola. Se non che a Roma, come vi ho detto, erano arrivati dalla Spagna, dal Portogallo, da altri territori italiani dove avevano dei riti diversi. E come si faceva? Ognuno aveva il suo rito, è sempre un rito religioso ebraico, ma con delle sfumature diverse, alle quali i diversi gruppi erano affezionati. E quindi la scuola del Tempio, la scuola castigliana, catalana, siciliana, la scuola nova, obbligati ad avere una sola sinagoga, costruiscono un edificio detto delle cinque scuole, sovrapposte ad ogni piano una. Che cos'è questa foto? È una foto significativa, perché quando si apre il ghetto si aprirà solo con l'unità d'Italia. Quale sarà la prima azione del Regno d'Italia? Abbattere le mura e le porte e naturalmente abbattere quello che era la rappresentazione dell'umiliazione subita per secoli. Quindi viene abbattuto l'edificio delle cinque scuole. Oggi che noi abbiamo una sensibilità per la conservazione dell'antico, ci dispiace molto, ma tutta l'area verrà spianata e sarà edificato con l'unità d'Italia, ripeto, verrà subito iniziato un progetto di sanificazione, perché guardate com'erano le case da secoli, dal Medioevo. Le case erano costruite direttamente sul fiume, come vi ho detto non ci si poteva allargare, quindi sempre più in altezza, ma erano certamente case malsane, regolarmente allagate dal fiume. Vedete? Case di Via della Fiumara, perché due poi erano le strade principali del ghetto, Via Rua e Via della Fiumara. Con Domenico Fontana, su richiesta di Sisto V, si allargheranno a Via della Reginella fino a Piazza Mattei, che ha l'unica fontana dalla quale gli ebrei potevano prendere l'acqua potabile, che è di Giacomo della Porta, la fontana che forse qualcuno di voi ha visto, dove ci sono delle rane in alto, ed è una fontana bellissima di questo grande architetto dello stesso periodo di Domenico Fontana, di Bernini e di Borromini. Da questa fontana era l'unica possibilità di approvvigionamento dell'acqua potabile, pensate. Quindi case, come vedete, molto molto mal ridotte, naturalmente capite che sul fiume, no, i topi non mancavano. Queste case resteranno tali dal Medioevo in poi fino al 1870 e oltre. Il ghetto sarà un luogo veramente terribile nel quale vivere, no? Con molta difficoltà, e chiusi, obbligati agli orari, obbligati al segno di riconoscimento e anche obbligati a fare 2-3 mestieri al massimo. I pescivendoli, naturalmente. Qui vedete il mercato del pesce al Portico d'Ottavia. Oggi il Portico d'Ottavia è quell'edificio che è stato restaurato, si chiama così, costruito in età austera. Oppure i mestieri, attenzione, importante, soprattutto a Roma, perché non è così in tutte le città dove ci sono delle comunità ebraiche. A Roma gli ebrei potevano svolgere solo due tipi di professioni. Le professioni più sgradevoli per i cristiani o vietate. Che cosa era vietato? Per esempio il prestito su pegno. Che vuol dire il prestito su pegno? Quello che ancora oggi c'è, il Monte di Pietà. Ti do un anello, quanto mi dà in cambio? X lire, e ti tieni un interesse. Ma è un prestito, quindi se avrò i soldi posso venirmelo a riprendere.
questa attività di prestito su pegno e di cambia valute, perché dovete pensare che a Roma convergevano da tutta Europa e non solo dall'Europa per andare sulla tomba di Pietro, per andare a portare un obolo, cioè una donazione sulla tomba di Pietro. Quanta gente veniva da tutto il mondo? Questa gente arrivava, ciascuno con la sua moneta, e i cambiavalute erano ebrei, cioè cambiavano le monete. Questo e il prestito su pegno era considerato dalla Chiesa di Roma usura, peccato di usura, quindi era vietato ai cristiani. Sapete che a Roma c'è via dei banchi vecchi, via dei banchi nuovi. I banchi erano come le banche, tra virgolette, ma per questa particolare azione. Tant'è vero che sono strade che convergono verso Ponte Sant'Angelo, quello che sta davanti a Castel Sant'Angelo, che era l'unico ponte di attraversamento per andare sull'altra riva verso San Pietro. Abbiamo detto mestieri vietati, e questo era vietato ai cristiani, o sgradevoli. Qual è l'altro mestiere sgradevole? Quello dello stracciarolo, diciamo a Roma, no? Lo straccivendolo, colui che raccoglie abiti vecchi, abiti usati. Parentesi, gli ebrei se volevano vendere abiti dovevano venderli solo usati, o oggi diremmo riciclati. Che vuol dire? Che raccoglievano questi stracci e avevano il diritto di impastarli, distruggere questo tessuto, rimpastarlo, ritesserlo, ritingerlo e farne qualcos'altro. Ma questo si fa ancora oggi. Prato, per esempio, oggi è una città che ha questa speciale caratteristica del riciclo del tessuto, di tutto ciò che è tessuto. Come avviene oggi chimicamente questo processo? Qual è l'elemento cardine? L'ammoniaca, necessaria a, insieme ad altri ovviamente elementi, alla procedura di trasformazione. E nell'antichità qual era il liquido che consentiva di avere ammoniaca? Le urine, ragazzi. E allora dovete pensare a una Roma che aveva sotto ogni casa del centro una sorta di stalla, perché tutti avevano un cavallo, i più poveri lì dentro tenevano anche magari una capra, un animale o vari animali, ma c'erano anche quelle umane, quindi agli ebrei era permesso fare questo lavoro di stracciaroli, di trasformatori, e poi trasformatori con i mezzi che abbiamo detto, quindi potevano raccogliere le urine, capite, no? Quanto potesse essere sgradevole questo lavoro. E nello stesso tempo, altra cosa, naturalmente potevano occuparsi di cordami, reti da pesca. E quindi, quello per concludere con i cognomi, molti dei cognomi che ancora oggi abbiamo derivano da questi mestieri. Funaro, funari, oppure ci sono cognomi che ricordano invece ruoli religiosi, Cohen o la sua traduzione, sacerdoti, Levi, che è una delle 12 stirpi di Israele, ma anche altri cognomi che vengono da molto lontano. Faccio un esempio perché è un cognome che anche qui nella nostra scuola compare a Roma fin dal 300, il cognome Anaf, che addirittura ricorda un grande traduttore, proprio perché la caratteristica degli ebrei romani, che sono di origine, come abbiamo detto, di mescolanza spagnola, vengono chiamati di rito sefardita, che vuol dire in spagnolo sefarà della Spagna, quindi di quella provenienza. In questa mescolanza vengono fuori dei grandi intellettuali che sono poliglotti, e quindi noi abbiamo traduzioni di opere antiche, riflessioni di natura spirituale molto importanti, che sono proprio l'insieme della fusione di queste provenienze. Difficilmente ci sono in Italia ebrei dell'altra parte d'Europa, e cioè, fate finta che io sia l'Europa, sefarditi sono la maggior parte, la quasi totalità degli ebrei che vivono in Italia, e invece, e quindi anche in Spagna, in Francia, eccetera, e invece il centro Europa e l'est Europa, quindi l'area slava e l'area tedesca, vengono detti ashkenaziti, perché Ashkenaz era, secondo tradizione,
un luogo dell'area germanica dove tutto ha inizio. Ashkenaziti, quindi, sono quelli dell'Est Europa, hanno tradizioni anche religiose un po' diverse, ma soprattutto parlano Yiddish. Yiddish, che è una mescolanza di ebraico e di ceppo germanico, che per esempio quando purtroppo nella Shoah gli ebrei si trovarono tutti insieme nei campi, i nostri ebrei italiani non conoscevano e non parlavano. L'Yiddish era per loro sconosciuto. L'altra follia, no, nazista, era quella di credere che gli ebrei dovunque e comunque si sarebbero potuti comprendere. Non è così, non è così. Concludo con una specificità della comunità romana. Allora, quando avviene quel censimento, ve l'ho detto, alla fine del Cinquecento, la cognomizzazione, noi abbiamo il documento, vengono elencate 278 famiglie di indigeni, è scritto, cioè di ebrei che sono qui da sempre a Roma. Scusa, torna indietro un attimo. Questi, ecco, volevo farvi vedere l'area che avete visto prima, l'abbattimento delle cinque scuole. Vedete, viene abbattuta tutta l'area e solo nel 1904 viene finalmente spianata quest'area malsana e costruito il tempio maggiore che abbiamo ancora oggi. 1904. Oggi è ancora, eccolo, questo è l'ingresso principale. Questo poi all'interno, e come vedete però qui si capisce una cosa importante, vedete che ci sono delle navate, c'è come un altare al centro, perché? Perché fu fatta una regolare gara per chi dovesse edificare il tempio, fu fatta una gara a cui parteciparono molti architetti, vinse un architetto non ebreo, che diede al Tempio Maggiore di Roma la forma di una basilica, di una chiesa. Mentre chi di voi ha potuto vedere le sinagoghe di Praga, per esempio, o di altri paesi dell'Est Europa, scoprirà che la sinagoga ha un'altra logica. Ha l'armadio, quello che lì al centro è il cosiddetto armadio della Torah, cioè delle Sacre Scritture, ed è al centro. E tutti coloro che partecipano alla funzione religiosa sono intorno, alla pari. E questa è la logica, alla pari. E anche chi legge il libro della Torah, solo le donne, solo le donne stanno nel matroneo. E quello è il matroneo, cioè la parte più alta, ma oggi non è più così, almeno a Roma appunto non è più così. Però quella era la parte riservata alle donne, al di sopra. Qual era la logica? La logica è quella che c'era già stata anche nella Chiesa medievale o c'è nel mondo islamico. Se uomini e donne stanno insieme, non seguono davvero la funzione, si distraggono. Questa era la logica. Oggi, naturalmente, le cose sono diverse. Dicevo, quindi, l'armadio della Torah, cioè del libro sacro, è in fondo, mentre chi esercita, chi svolge la funzione, è alla pari con gli altri. Il rabbino non è un sacerdote nella cultura ebraica. È un rabbi, come viene chiamato peraltro anche Gesù nei Vangeli, un maestro. È colui che spiega, chiarisce, insegna, perché ha studiato, ha una maggiore competenza sulle Sacre Scritture. Ma eccolo qua, l'armadio della Torah, che sta, questo è un altro, che sta sempre al Tempio Maggiore, ma sotto, vedete che c'è scritto, perché si è salvata una parte di quelle cinque scuole e c'è la il tempio spagnolo sotto, di rito spagnolo. Dicevo quindi, chi legge la Torah, il rabbino è soltanto un maestro, ma la lettura della Torah è chiave per la formazione. Eccola qua, il rotolo, mandi l'immagine, eccolo qua, vedete a destra il rotolo della Torah, perché è una pergamena arrotolata intorno ad Eron? Perché il testo, una volta scritto, è sacro e intoccabile nella sua importanza, nel suo valore. Quindi i rotoli vengono conservati, vestiti, ecco, vedete, torna indietro, scusa, vestiti, vedete, con questi rimonim, che sono
quindi quei cappelli, diciamo, che vengono messi a quelle aste che tengono il rotolo, e poi abiti. Tutto questo lo trovate al Museo Ebraico per valorizzarne la sacralità. Ma dovete sapere che questa è una cosa molto speciale. Queste cose sono tornate recentemente al Museo Ebraico del Tempio Maggiore, perché erano state nascoste molto, con molta attenzione dagli ebrei romani, perché moltissimi di questi oggetti sono stati invece razziati dai nazisti quando occupano Roma. Molte cose sono scomparse, soprattutto libri importanti, miniati in ebraico, esattamente come quelli che i nostri frati benedettini facevano nel Medioevo. E l'importanza, con l'ultima slide, l'importanza della lettura della Torah la vediamo in questa immagine. Questo ragazzo ha sicuramente compiuto 13 anni, che è l'età considerata per il passaggio all'età adulta, più o meno l'età in cui noi facciamo la cresima come cattolici, e a questo il ragazzo viene chiamato per leggere, come vedete, in pubblico la Torah, ma essendo quella pergamena oggetto sacro non può essere toccata. Quindi esiste un particolare oggetto che è stato poi nel corso dei secoli fatto in mille modi diversi, argento, avorio, lavorato moltissimo, che vedete è questo indicatore, questo puntatore che si chiama Yatorah, per non consentire che si tocchi. Non va toccato. Come si chiama questo passaggio all'età adulta di questo ragazzo? Bar Mitzvah. E qui concludo. Questo ragazzo ha potuto arrivare al suo Bar Mitzvah perché naturalmente ha fatto un corso di formazione, ha imparato l'ebraico, ha imparato a leggere, a capire le sacre scritture. Ma questo lo ha fatto a 13 anni. Questo è un altro dato che mi interessa molto sottolineare. Chi lo ha educato alla religione fino a quest'età che è ritenuta adulta per l'ingresso nella società? Un dovere sacro di educazione religiosa è, nella cultura ebraica, della madre. È la madre che educa i figli religiosamente. Allora, pensateci un attimo, ripensate a quegli ebrei del Medioevo, a quelli che nel 500 dovranno portare lo sciamano, dovevano stare chiusi, venivano emarginati, guardati come un pericolo, quel giallo che voleva dire vergogna, tradimento, no? Contagiosi. Beh, queste comunità perché sono considerate pericolose? Perché giacché religiosamente un ragazzo deve essere educato dalla madre, occorre che la madre non sia ignorante. Pensate per quanti secoli le donne non sono state niente, per quanto tempo l'analfabetismo era largamente diffuso. Non potevano essere analfabete le donne di religione ebraica, dovevano almeno poter insegnare i riti e le preghiere e in molti casi conoscere l'ebraico. Ma se uno è in grado di conoscere l'ebraico, che è una lingua totalmente diversa da quelle occidentali, no? Che come l'arabo si legge da destra a sinistra, si scrive in un certo modo, ha delle caratteristiche molto complesse, che problema avevano a imparare poi le lingue del territorio in cui vivevano? Che fosse francese, italiano, spagnolo, piuttosto che tedesco o boemo? Nessuna. E non solo. Quando si spostavano queste grandi comunità nelle loro migrazioni, venivano per portare con sé quelle lingue. Quasi tutti parlavano più di una lingua, certamente non c'era sostanzialmente un analfabetismo nelle diverse comunità ebraiche, a cominciare da quella di Roma, dove purtroppo però erano un po' più ignoranti degli altri ebrei italiani. Perché? Perché pensateci, lo Stato Pontificio, lo Stato del Papa finisce nel 1870, fino a quella data, che scuole c'erano a Roma? Solo religiose. Potevano gli ebrei frequentare le scuole? No, evidentemente. Frequentavano le loro scuole, ma come potevano andare alle scuole più antiche di Roma, il San Giuseppe de Merode, piuttosto che il Nazareno? Non potevano. Allora, mentre Livorno, che sarà una città sempre aperta dove non ci sarà mai un ghetto, sarà un luogo di grande fioritura intellettuale, e così Ferrara, Mantova, Torino, Venezia, Milano avranno tutte delle comunità che avranno la possibilità di inserirsi nel mondo culturale, qui dove regna il Papa, gli ebrei non possono studiare come gli altri le altre cose. E quindi, sebbene
non ci sia e non possa esserci per ragioni religiose un analfabetismo come lo intendiamo e come l'abbiamo visto per secoli tra gli ebrei, e questo li rende certamente pericolosi, no? Perché se posso leggere da solo quello che c'è, posso interpretare liberamente, addirittura una donna, pensate quale pericolo, no? Però è anche vero che la comunità romana ha cominciato ad avere degli intellettuali di grande valore solo dopo l'unità d'Italia, quando finalmente il mondo si è aperto e noi in quel caso abbiamo avuto grandi intellettuali, matematici, scienziati e nello stesso tempo anche letterati di un certo valore. Ma le comunità davvero di grande livello culturale si trovavano altrove. Abbiamo detto Livorno, Torino, molto Modena, Mantova, Venezia, naturalmente anche Milano. Allora, adesso passo la parola alla dottoressa Terracina, che invece, dopo, diamo 5 minuti di pausa, Nino? Allora, dopo 5 minuti di pausa vi parlerà di come, finito il periodo delle persecuzioni, finito il periodo di un ghetto sempre controllato, salvo pochi sbrazzi sotto Napoleone, dopo l'unità d'Italia tutto cambia. Arrivederci ragazzi, come abbiamo detto ai colleghi, se vogliono raccogliere delle domande, dopo che la dottoressa Terracina avrà finito, dopo altri 5 minuti di pausa, se me le mandate, dico ai colleghi naturalmente, su WhatsApp, sul telefono, ci premureremo di rispondere alle vostre domande. Arrivederci. Buongiorno a tutti, io sono Sandra Terracina, ringrazio il Convito Nazionale per questo invito, ringrazio la professoressa Buccioli con cui c'è una consuetudine antica e un'amicizia soprattutto. E veniamo a continuare, a dare una continuità sia di storia che di memoria al discorso che ha fatto Stefania in precedenza, davvero molto ampio e interessante. Io mi presento rapidamente, sto coordinando dal 2003 il gruppo di Progetto Memoria, che è diventato un'associazione culturale da qualche anno, e un gruppo che ha raccolto essenzialmente i testimoni delle deportazioni o comunque i testimoni delle persecuzioni antiebraiche. Allora, cominciamo appunto dal Risorgimento e dall'Unità d'Italia. Il Risorgimento è importante perché molti ebrei, anche ebrei romani, vi parteciparono e a Roma per esempio combatterono per la Repubblica Romana nel 1849, che fu uno dei momenti di apertura del ghetto e quindi un momento di libertà assolutamente fondamentale. Ma la cosa importante è che comunque segna l'apertura per gli ebrei in Italia è la concessione da parte di Re Carlo Alberto di Savoia dell'emancipazione civile e politica con lo Statuto Albertino del marzo 1848, importante perché una concessione di diritti per tutti i cittadini, ma in particolare per gli ebrei del Regno di Sardegna e anche per i valdesi, che erano due appunto minoranze religiose, soprattutto i valdesi estremamente consistenti. Lo Statuto Albertino parla di religione cattolica come religione fondamentale, ma parla anche di culti ammessi con parità di diritti. E questo per gli ebrei del futuro Regno d'Italia è fondamentale e li lega in qualche modo in maniera appunto vincolante alla Casa Savoia.
Dal 1861, quindi alla proclamazione del Regno d'Italia, alla breccia di Porta Pia, per gli ebrei di Roma passano ancora degli anni di chiusura. E, come ha detto la professoressa Buccioli prima, c'era stato comunque il periodo napoleonico tra il 1798 e il 1814 con un'apertura piuttosto ampia e quindi come dire un riconoscimento di diritti che appunto in qualche modo aveva segnato il ghetto e le cose evidentemente dopo quel periodo non potevano più tornare alla segregazione precedente. Tra l'altro appunto il ghetto negli anni 20 dell'Ottocento venne anche in parte ampliato proprio perché gli ebrei erano diventati tanti e quindi serviva ancora spazio e venne aggiunta quella che è oggi via della Reginella, che di fatto è l'unica strada dell'antico ghetto ad essere rimasta in piedi. La breccia di Porta Pia, vado appunto veloce, del 20 settembre 1870 sancisce la fine dello Stato Pontificio. La breccia viene aperta in maniera quasi leggendaria dal capitano Giacomo Segre, piemontese, ebreo. Leggenda vuole che la prima cannonata fosse fatta sparare al capitano Segre perché così non avrebbe rischiato la scomunica da parte del Papa. In realtà, insomma, sembra che il capitano fosse invece persona estremamente competente, quindi avesse dei grossi meriti. E quindi diciamo che con il 20 settembre 1870 e poi il 2 ottobre 1870 l'annessione di Roma al Regno d'Italia, gli ebrei sono finalmente cittadini come tutti gli altri. In ritardo perché gli ultimi arrivati rispetto alle altre comunità. E, però anche a Roma c'è appunto un'emancipazione consistente, ovvero un partecipare alle cosiddette professioni liberali, cioè diventare avvocati, notai e quant'altro. L'accesso in realtà invece alla professione di medico era l'unica, una delle pochissime altre cose concesse agli ebrei nel ghetto, e tant'è vero che spesso anche il Papa stesso aveva un medico ebreo. E quindi diciamo che la comunità ebraica di Roma si trovò in un momento di passaggio particolare in cui non solo insomma c'è appunto l'apertura, l'acquisizione dei diritti e tanto altro, ma soprattutto si trova a doversi proprio riorganizzare materialmente, perché appunto prima avete visto c'erano le cinque scuole, quindi questa divisione, questi poli di aggregazione, poi c'erano le confraternite che si occupavano ognuna di uno spazio sociale, diciamo, per esempio dell'assistenza, degli orfani, delle vedove, dei morti, delle sepolture. E quindi a questo punto c'è una riorganizzazione completa per cui l'ebraismo non è più il fulcro della vita delle persone, ma in qualche modo diventa un fatto più interiore e familiare, perché appunto gli ebrei, anche romani, vanno a partecipare alla vita nel Regno d'Italia. Vi invito a tenere a mente questa foto che ho messo di questa bambina Clara Paroccio, nata nel 1891. E queste, va bene, sono le foto del ghetto, come avete già visto prima, e alla fine dell'Ottocento, appunto, con i nuovi piani regolatori per Roma Capitale, anche la zona del ghetto, quindi viene bonificata, inizia la demolizione nel 1887 e tra l'altro nel 1893 un incendio distrugge quasi definitivamente l'edificio delle cinque scuole, che in realtà poi sarà l'ultimo a essere abbattuto
e rimarrà ancora in piedi. E come vedete, questo è l'edificio delle cinque scuole, in mezzo al cantiere per la costruzione della nuova sinagoga. Quindi delle grandissime trasformazioni che corrispondono in qualche modo alle trasformazioni urbanistiche di Roma. Ecco, qui vedete ci sono i muraglioni del Tevere in costruzione e soprattutto poi la comunità cambia anche perché arrivano ebrei dalle altre, anche dalle altre comunità, dal resto d'Italia, per cui apportano persone nuove e in qualche modo è ancora una cultura, se volete, appunto più ampia. E questa è l'inaugurazione del Tempio Maggiore nel 1904, a cui partecipa anche Vittorio Emanuele III. E andiamo rapidamente al un passo importante, che è quello di del primo e unico sindaco ebreo di Roma. Nathan, in realtà il resto Nathan è un po' un outsider, perché comunque è nato a Roma, è nato a Londra, però ha una madre italiana, Sara Levi, che è di Pesaro, non è romana. Lui è però ha un'educazione mazziniana, diciamo, perché appunto Mazzini fu anche ospite a Roma della sua famiglia, ed è una persona, un personaggio cosmopolita, un personaggio estremamente laico, non osservante, sembra non si sia neanche mai iscritto alla comunità ebraica, all'università israelitica, come si chiamava allora, e diviene sindaco della capitale il 25 novembre 1907 a capo del Blocco Popolare, una coalizione di repubblicani radicali e socialisti. Lui era anche gran maestro della massoneria e lo fu poi a due riprese. E chi faceva da tramite con Nathan era un gruppo di notabili della comunità ebraica, tra cui Marco Alatri e Settimio Perno sono i più notevoli, estremamente attivi in politica e che facevano già parte dell'amministrazione capitolina. E prima di Nathan aderivano però alla destra storica, e con l'entrata di Nathan in questo gruppo anche loro si schierarono invece con questo blocco più di sinistra. E quindi diciamo che tutto questo movimento fu anche estremamente importante per l'affermazione della società ebraica. Evidentemente gli ebrei di Roma si trovarono anche un po' spiazzati in questo momento, perché diciamo che tutta la fascia più povera, quelli appunto i venditori ambulanti, i commercianti di stracci e così via, rimangono comunque a vivere nell'area del vecchio ghetto, nelle case che sono rimaste in piedi, cioè del ghetto non c'è più niente nelle case limitrofe che potete vedere ancora oggi, e appunto al posto del ghetto appunto viene la sinagoga, la scuola e il grande palazzo che oggi è tra via Catalana, via del Portico d'Ottavia, che è degli anni 20, e quei liberti che invece sono di fronte all'entrata del Tempio Maggiore. E Nathan fu un sindaco estremamente importante, che lasciò una grandissima impronta avviando una serie di interventi fondamentali, tra cui quello sulle scuole pubbliche, che se la passavano piuttosto male. Poi ci fu la nascita delle aziende comunali, come per esempio l'acqua, l'illuminazione elettrica e altro. Però, appunto, essendo laico, massone, anticlericale, progressista, eccetera, fu estremamente osteggiato dalle componenti cattoliche,
a Roma e quindi fu a un certo punto costretto alle dimissioni e non fu più rieletto pur ripresentandosi sì, sicuramente combatteva le speculazioni edilizie, appunto aveva fatto una serie, un piano regolatore importante e appunto, dicevo, non fu comunque più rieletto. E faccio una parentesi, nasce in questo periodo un antigiudaismo, un antisemitismo diverso da quello che c'era prima, diciamo che nell'Ottocento nasce l'antisemitismo vero e proprio, come lo intendiamo adesso, in parte svincolato dall'antigiudaismo cattolico, un antisemitismo che nasce anche nel momento in cui si sviluppa il sionismo, ovvero il cosiddetto movimento di rivendicazione nazionale del popolo ebraico, che nasce in senso politico alla fine dell'Ottocento con Teodoro Herzl, il primo congresso sionista a Basilea, qui il discorso ci porterebbe, si allargherebbe troppo, però diciamo che in questo periodo si scatenano tutta una serie di pregiudizi che si basano ancora sugli stereotipi, per esempio, dell'avarizia, della falsità, e quindi compaiono anche una serie di vignette o di articoli sui giornali. Qui ci abbiamo un esempio. Ecco, mi piace farvi vedere l'emancipazione ebraica romana, una foto di famiglia. Questa è la famiglia di mia nonna, il mio bisnonno Disegni, la mia bisnonna Baroccio. E io sinceramente non so chi siano questi personaggi, però so con certezza che questa è mia nonna e queste sono le sue due sorelle. E siamo più o meno nel 1912, perché questa che è Sandra Disegni, la sorella più piccola, era nata nel 1912, mia nonna era del 4 e questa è Talia, la sorella del 1906. Ed eccoli qua, vedete una famiglia borghese come tante altre, in cui appunto l'emancipazione si misura anche dai nomi, perché a parte Angelo, che chiaramente è un nome insomma anche ebraico, ma poi la mia bisnonna si chiama Elena e le figlie si chiamano Lidia, appunto in maniera cilepuola con questa Y, Talia e Alessandra. E, ecco, questi sono Angelo e Elena, qui sono in una qualche gita, vedete che hanno anche una palia, una bambina, insomma. Arriviamo rapidamente alla Prima Guerra Mondiale, dove gli ebrei partecipano e questa è una grossa occasione per rivendicare il sentimento nazionale e dare il contributo alla costruzione e alla difesa dello Stato. Evidentemente, però, come tutte gli altri ambiti, anche tra gli ebrei ci sono sia interventisti che neutralisti, socialisti o nazionalisti. Per esempio, lo stesso Nathan fu fortemente interventista e cercò anche di arruolarsi e voleva a tutti i costi andare al fronte, anche se era troppo anziano per poterlo fare. Ci furono ufficiali, crocerossine e una cosa importante, ci furono anche cappellani militari ebrei e uno di questi fu quello che poi diventò il rabbino capo della comunità di Roma, Angelo Sacerdoti. E ho trovato anche in questo caso due fotografie di famiglia, Salvatore Disegni, che dovrebbe essere un fratello del mio bisnonno, ma soprattutto invece mio nonno Giovanni Terracina, che è qui in divisa. Mio nonno era abbastanza giovane, era nato nel 1897 e quindi fece parte di quella classe
che venne poi subito richiamata alla Grecia. E vi dicevo prima del sionismo, ovvero della rivendicazione alla costruzione di uno Stato nazionale che fa parte integrante dei movimenti nazionalisti dell'Ottocento in realtà, ma che comunque sia si sviluppa soprattutto nel centro Europa, nel nord Italia poco per quanto riguarda gli ebrei di Roma, che comunque rimangono estremamente legati proprio al loro territorio romano e ovviamente, come abbiamo visto, alla Casa Savoia. E siamo comunque in un periodo in cui prende forma, proprio per questo motivo, per gli ebrei, l'accusa di appartenere ad un'altra nazione e quindi di tradire la patria che li aveva emancipati e integrati. E devo dire che purtroppo questa è un'accusa che sotto altre forme ci portiamo dietro ancora adesso. Comunque sia, a partire dal 1921, quando già si è costituito il Partito Nazionale Fascista, si diffonde in maniera sempre più capillare un antisemitismo di matrice fascista vera e propria, con l'aggressione, per esempio, di due deputati ebrei che non sono romani, sono uno di Modena e uno veneziano, però vi danno un po' la dimensione di quello che stava succedendo. Sono entrambi socialisti, quindi in realtà non si può affermare che fossero colpiti proprio soltanto perché ebrei, ma forse piuttosto perché socialisti, e fatto sta che però, come sottolinea lo storico Giorgio Fabbre, in qualche modo qui si conferma l'antisemitismo, lo chiama antisemitismo congenito, di Mussolini, che testimonia anche l'emergere del suo antisionismo, o meglio l'antisionismo nell'ideologia politica fascista, come effetto della scelta di allineare il fascismo al cattolicesimo e alla Chiesa. Comunque sia, e questo è importante, alla vigilia della marcia su Roma del 22, la direzione del Partito Nazionale Fascista ribadisce che in Italia non si sarebbe mai avuta una questione ebraica fino a quando il sionismo non porrà gli israeliti d'Italia nel dilemma di scegliere tra la patria italiana e un'altra patria, quello che dicevo prima. Comunque sia, tutti, come tutti gli italiani, anche gli ebrei, che appunto si sentono integralmente, fondamentalmente italiani, furono fascisti, antifascisti, indifferenti, come tutti gli altri. Alcuni parteciparono addirittura alla marcia su Roma, mi piace dire anche qui uomini e donne, per esempio tra i partecipanti ci fu, visto che prima abbiamo parlato dell'orfanotrofio israelitico, ci fu Pia Del Vecchio, che era stata Croce Rossina nella prima guerra mondiale, che poi diventerà, anzi no, già allora nel 21 era diventata direttrice dell'orfanotrofio. E comunque sia, durante il fascismo continua senza particolari ostacoli la piena integrazione degli ebrei nella società italiana. E quindi, per esempio, qui sotto vedete una fotografia dei bambini dell'orfanotrofio israelitico in divisa da Balilla, l'ordine nazionale Balilla che inquadrava la cosiddetta gioventù del Littorio, e vedete che sono qui e fanno il saluto fascista. Però c'è un colpo piuttosto importante che viene dato alla comunità ebraica dalla riforma della scuola, la riforma Gentile, che introdusse l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole e soprattutto come fondamento e coronamento dell'istruzione elementare in ogni suo grado. E considerando che invece prima la scuola era assolutamente laica, questo fu un cambiamento sostanziale. E quindi la maggioranza degli ebrei italiani, o almeno insomma, diciamo la classe D,
dirigente, vide nella riforma una minaccia per l'identità ebraica. Tra questi ci fu il senatore Vittorio Polacco, a cui poi fu intitolata la scuola elementare ebraica, che ancora oggi porta il suo nome, e che nasce nel 1924. Ho trovato un'affermazione del Rabbino Capo di Roma, Angelo Sacerdoti, che predisse con lungimiranza già nel settembre del 23 che di lì a pochi anni agli ebrei sarebbe stato precluso l'insegnamento a causa dell'impossibilità di adeguarlo alle linee guida della riforma gentile. Vi dicevo, continua comunque la progressione degli ebrei e l'assimilazione degli ebrei nella società italiana. Questa è una festa, tra l'altro è una festa di raccolta fondi per l'orfanotrofio. Ve la faccio vedere con piacere, perché questo è il mio bisnonno, Giuseppe Terracina, che era consigliere dell'orfanotrofio. E questo accanto è Guido Cohen, che fu anche un altro personaggio importante nella storia dell'orfanotrofio israelitico, un benefattore più che altro. E qui ecco queste belle fotografie di mia nonna, che è questa qui in mezzo alle sue sorelle, e questa mia bisnonna, la mia prozia, al Teatro dell'Opera, perché signorine di buona famiglia ovviamente facevano anche questo, esatto, e studiavano. Mia nonna ebbe la possibilità di studiare fino a un certo punto, poi però appunto proprio perché erano signorine di buona famiglia, a un certo punto il padre Angelo comunque la fece smettere. Diciamo che anche di questo si risentiva. Mia nonna avrebbe voluto prendere il diploma in francese, avrebbe voluto guidare la macchina, ma il padre non glielo fece fare. L'unica cosa che riuscì a fare però fu quella di sposare mio nonno Giovanni, che sembra fosse stata proprio una sua impuntatura. Quindi mi piace anche raccontare qualche memoria familiare divertente. Allora, mi allargo un attimo sul discorso dell'identità ebraica e dell'antifascismo. Abbiamo visto che appunto gli ebrei, come tutti, facevano parte della società italiana e quindi c'erano fascisti e antifascisti. Però si sviluppa proprio in questo periodo un antifascismo in ambito ebraico, che poi sarà anche fondamentale per la resistenza al fascismo. Questa è una bellissima foto di un convegno giovanile ebraico, un convegno indetto dalla Federazione Giovanile Ebraica, che si svolse a Livorno nel novembre del 24. È un convegno emblematico, perché qui si pongono appunto anche alcune basi sia operative che ideologiche dell'ebraismo italiano. E ve lo ricordo perché a questo convegno parteciparono due personaggi fondamentali per la storia d'Italia, che sono Nello Rosselli e Enzo Sereni, che sono tutti e due romani. Più che romani, Sereni sì, è di famiglia romana, Rosselli no, però proprio loro incarnano due punti di vista emblematici all'interno dell'ebraismo italiano, giovanile e non solo. Allora, Nello Rosselli, vedete, sono appunto coetanei, Nello Rosselli nato nel 1900, Enzo Sereni nel 1905. Nello Rosselli afferma in quell'occasione: chi io sia e perché io mi sento ebreo e cosa intenda per ebraismo, ecco quanto cercherò di dirvi. Io sono un ebreo che non va al tempio il sabato, che non conosce l'ebraico, che non osserva alcuna pratica di culto. Eppure io tengo al mio ebraismo e voglio tutelarlo da ogni deviazione, che può anche essere amplificazione come attenuazione. Che cosa vuol dire? Che Nello Rosselli fa parte a questo punto di un ebraismo assolutamente laico, assimilato nella società, ma che però continua a sentirsi parte di un popolo. Enzo Sereni, che invece è sionista e socialista, si oppone a questa idea di
di Nello Rosselli in qualche modo a questa idea così laica, ma si oppone anche all'idea di un'identità ebraica espressa solo in forma religiosa. Lui infatti ritiene che gli ebrei, per tornare ad essere una nazione indipendente e moderna e riuscire a costruire uno Stato nel territorio medio orientale della cosiddetta Palestina, che in quel momento si trovava sotto mandato britannico, dovevano diventare dei lavoratori. Parlare la lingua ebraica, e questo è anche fondamentale, appunto, il solo luogo in cui questo era possibile era la terra di Israele. Per questo Enzo Sereni fu tra i pochi ebrei italiani che nel 1927 fece l'Aliyah, termine ebraico che significa salita, in terra di Israele, con la moglie Ada Scarelli, che condivideva i suoi ideali, e fu tra i fondatori del kibbutz socialista di Bad Brenner, kibbutz, quindi una colonia agricola di ispirazione socialista. E purtroppo sia Nello che Enzo ebbero un destino triste, perché saranno uccisi tutti e due, Nello in Francia nel 1937 con il fratello Carlo, che era in convalescenza, era andato a combattere nella guerra civile spagnola, e Enzo invece morì a Dachau nel 1944. Lui si era arruolato nell'esercito inglese, aveva operato nell'intelligence, quindi nei servizi segreti, e si fece paracadutare in Italia nell'Appennino tosco-emiliano, però fu catturato con il falso nome di Samuele Barda, e quindi arrestato e deportato a Dachau, dove poi morì fucilato. Chiusa questa parentesi, e torniamo appunto al nostro ambiente politico, diciamo, e in questo periodo ci sono la maggioranza degli ebrei, come dei non ebrei, appunto, abbiamo visto che fece proprio molti degli ideali del regime, aderì ai rituali e alle campagne del fascismo, pensando appunto che comunque l'Italia fosse immune sia dall'antisemitismo razzista e sia da quello che stava succedendo soprattutto in Germania. Premessa: c'erano stati i patti lateranensi, quindi il concordato con la Chiesa Cattolica, il riconoscimento dello Stato Vaticano, e anche i rapporti con l'ebraismo furono ridefiniti nel 1930 con la legge Falco, dal nome del giurista Mario Falco, ebreo, che ne fu un principale estensore. E la cosa importante è che nasce con questo Regio Decreto 30 ottobre 1930, nasce l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, che sono controllate dallo Stato, e l'adesione alle comunità ebraiche diventa obbligatoria per nascita, quindi si afferma un controllo del regime sull'ebraismo italiano in quanto tale. Comunque sia, la vita continua in maniera abbastanza serena, e qui abbiamo una foto delle bambine dell'orfanotrofio a passeggio sul Ponte Garibaldi, e una bella foto di famiglia con tutti i figli delle sorelle di Segni che stanno in vacanza da Anzio nell'estate del 37, e questo è mio padre, che era il cugino più grande. Questa è proprio per farvi vedere quanto fossero, da una parte, integrati gli ebrei italiani, ma quanto dall'altra parte comunque ci fosse il controllo del regime. È un saggio ginnico, lo fa troppo israelitico, che a quel punto si chiamava Pitigliani, e vedete i bambini che fanno questa costruzione a forma di M mussoliniana, e siamo nel 37. L'integrazione e l'adesione ai valori fascisti fa anche sì che anche i bambini ebrei italiani vanno in vacanza in colonia.
Diciamo che poi il motivo è duplice, perché c'è anche il motivo dell'assistenza all'infanzia, il fatto di appunto far fare le vacanze anche all'infanzia meno agiata. Comunque sia, questa è anche una bella foto della colonia di Porto Santo Stefano, che era stata acquistata proprio dall'orfanotrofio nel 1936 e che però comunque ospitava anche altri bambini romani oltre a quelli dell'orfanotrofio. Questa foto dovrebbe essere anche questa circa del 1937. In questo periodo si radicano, per quanto riguarda il regime fascista, i concetti di razza italica e purifica della razza. E gli ebrei però sono ancora inquadrati in questo meccanismo e in qualche modo si considerano anche loro razza italica. E quindi diciamo che la maggioranza non si accorge che in questa seconda metà degli anni 30 aumentano gli interventi antisemiti da parte del regime, soprattutto su giornali come il Tevere e La Vita Italiana. E comunque sia c'è l'avvicinamento sempre più pressante dell'Italia alla Germania, sempre più attratta nell'orbita della Germania. Perché? Perché l'Italia era andata a conquistare l'Europa, l'Etiopia, era stata esclusa in qualche modo dal consesso della Società delle Nazioni, e quindi di fatto la Germania era l'unico alleato che era rimasto. L'Italia poi andò a combattere nella guerra di Spagna in appoggio al generale Franco e quindi in qualche modo l'alleanza fu poi inevitabile, con appunto la costituzione dell'asse Roma-Berlino, la visita di Hitler nel maggio del 38 a Roma e così via. Però a livello ufficiale i rapporti con l'ebraismo rimasero normalmente corretti e lo rimasero sempre anche poi dopo il 1938, che è il cosiddetto anno cruciale e terribile per l'ebraismo europeo, ovvero quell'anno alla vigilia del quale solo la Germania aveva delle leggi razziste, ma nel corso del quale tutti i paesi dell'Europa centro-orientale, fiancheggiatori o simpatizzanti della Germania, si dotarono di un corpo di leggi anti-ebraiche. La cosa fondamentale però dell'Italia è comunque l'intento di Mussolini di mantenere all'intera legislazione razziale italiana delle caratteristiche che la differenziassero da quella nazista. A questo punto gli ebrei italiani furono costretti a confrontarsi con la loro identità e quindi la loro condizione mutò da entità religiosa inserita nel contesto nazionale, come li aveva voluti la legge del 1930, e si trovarono ad essere una razza inferiore e nemica. Il primo passaggio, come sapete, fu il manifesto della razza del 14 giugno del 38, quel manifesto che elencava in questo decalogo il fatto che le razze umane esistono, che il concetto di razza è puramente biologico, segnando un passaggio fondamentale da quello che era l'ideologia fascista precedente, ovvero quello di una razza storica, erede dell'impero romano, non tanto segnata da caratteri biologici quanto piuttosto da caratteri etici, morali, appunto di superiorità culturale, intellettuale, si porta la popolazione dell'Italia attuale a diventare di razza, pura razza italiana, di appartenenza ariana mediterraneo. E poi si dice che è tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti e che gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Vado avanti rapidamente, comincia qui la persecuzione dei diritti, quindi con l'effetto immediato che gli ebrei non possono frequentare le scuole e quindi vengono immediatamente allestite sia delle sezioni di scuola elementare che possano integrare la scuola ebraica che già c'era, sia istituite due sezioni di scuola media, una via Cerimontana
in una via Balbo. Questa è una foto di classe di scuola ebraica presso leggi razziali, in cui c'è anche Alberto Sed, che aveva appunto ricordato Stefania prima. E quanti sono gli ebrei residenti in Italia nel 1938? Sono circa 46.000, appunto 46.656, cifra precisa di Michele Salfatti, di cui circa 10.000 sono però ebrei stranieri, ebrei che sono arrivati in Italia soprattutto dalla Germania e che stanno cercando di emigrare, di imbarcarsi in particolare verso gli Stati Uniti o verso il Sud America, ma anche verso la Palestina, dove però c'è un forte limite da parte degli inglesi. E scoppia la guerra nel 40 e gli ebrei stranieri vengono internati nei campi. E gli ebrei qui si trovano a vivere sia sotto leggi fortemente limitanti, ad essere appunto considerati spie da combattere, nemici, e quindi a subire tutte le restrizioni a cui sono soggetti gli altri cittadini italiani, che in più loro sono anche ebrei, quindi la perdita del lavoro da parte dei capi famiglia. E un'altra cosa fondamentale che vi ho detto prima, entro il massimo del 39 i capi famiglia devono andare a registrarsi ai commissariati di zona, dopo che comunque alla fine di agosto del 38 c'era stato un censimento a orientamento razzista, quindi gli ebrei italiani si trovano ad essere schedati da parte del regime, e questo è molto importante perché si creano delle liste. Che succede alla mia famiglia anche in questo periodo? La famiglia di mia madre è andata ad abitare a Centocelle, costruendosi, pensate, nel 34 una casa, un villino, sul quale mio nonno aveva fatto dipingere sulle pareti due Magen David azzurri, due stelle ebraiche azzurre. Cioè, pensate che nel 34 questo si poteva fare, siamo a 4 anni dal 38. E mia madre raccontava sempre che per quanto avessero poi cercato di cancellarle con la vernice, e queste stelle ebraiche in qualche modo tornavano sempre fuori. Comunque sia, tutti e due i miei nonni avevano perso il lavoro. Mio nonno Alberto lavorava al Ministero dell'Aeronautica, il padre di mia madre, il padre di mio padre, Giovanni invece lavorava in banca, e tutti e due si trovarono a fare i rappresentanti. E arriviamo molto rapidamente al 25 luglio, al crollo del fascismo. Questa è la storia, vuol dire il governo Badoglio, che non farà abrogare le leggi razziali, anche d'accordo con la Chiesa, che tutto sommato osteggiava soltanto la norma che impediva i matrimoni misti, insomma, arriviamo al fatidico 8 settembre del 43 con l'annuncio dell'armistizio da parte di Badoglio, l'armistizio con gli alleati, e l'occupazione nazista e l'estensione della Shoah e delle deportazioni in Italia, ovvero inizia quello che è il periodo della persecuzione delle vite, che a Roma fu connotato da passaggi ben definiti, ovvero molto molto rapidamente ci fu il 26 settembre la richiesta alla comunità ebraica di raccogliere 50 chili d'oro, pena la deportazione di 200 capi famiglia in Germania, cioè la deportazione, il portare 200 capi famiglia a lavorare in Germania, cosa che appunto così all'epoca non si sapeva che fine non era arrivata notizia dei campi. Allora, notizia dei campi non era arrivata, però in realtà qualcosa si sapeva, o meglio, nelle alte sfere si sapeva sicuramente. Io
devo dire, sempre facendo un riferimento a quello che è successo nella mia famiglia, è che nell'estate del 43, con i bombardamenti di Roma, abitando appunto la famiglia di mia madre a Centocelle, e avendo mio nonno era di Parma, quindi avendo le sorelle a Parma, mia nonna con i quattro figli era andata a passare l'estate a Parma e lì avevano avuto modo di incontrare dei profughi che appunto venivano, credo proprio dalla Germania, e che appunto raccontarono in qualche modo delle deportazioni, anche se loro non sapevano bene che cosa succedeva effettivamente. E quindi in qualche modo mia nonna era stata allarmata, per cui a un certo punto decise assolutamente di tornare a Roma, cioè che non voleva rimanere a Parma, ebbe quasi una preveggenza in qualche modo. E vi dico, qualcosa si sapeva perché anche la famiglia di mio padre, come arrivò la richiesta per loro, soprattutto credo fosse poi mia nonna quella che premeva sempre, decisero di partire. In realtà i fratelli di mio nonno erano già partiti per l'Abruzzo, quindi dall'estate del 43 erano già in Abruzzo, anche perché uno dei fratelli di mio nonno, Carlo, era notaio, non poteva esercitare, però in qualche modo conosceva delle persone nella zona della Valle del Sangro. E quindi il 26 settembre arriva la richiesta di loro, il 27 settembre la famiglia di mio padre parte, prende il treno Roma-Sulmona, passano una notte a Sulmona, da Sulmona prendono la Sangritana e arrivano a Villa Santa Maria, nella zona della Valle del Sangro. E come loro furono altre le famiglie che in qualche modo si allertarono e si nascosero, rimasero in campagna, nei luoghi di vacanza. Però è chiaro, questa fu una soluzione possibile a quelli che comunque avevano anche ancora qualche lira da parte, mentre diciamo che la parte più povera, che era rimasta ancora ad abitare nella zona del ghetto, in case piuttosto fatiscenti, beh, non ebbe la possibilità di muoversi. Sapevano sicuramente nelle alte sfere comunitarie, tant'è vero che ci fu il problema del rabbino Israel Zoller, Zolli cognome italianizzato, che in aperto dissidio con la comunità a un certo punto abbandonò proprio la comunità e andò a nascondersi, e per questo non fu mai perdonato. Tra l'altro poi dopo la guerra si convertì al cattolicesimo e quindi di fatto il suo nome è diventato addirittura impronunciabile. Insomma, arrivo rapidamente dopo la richiesta dell'oro, che ovviamente era un inganno, 50 chili vennero raccolti anche con l'aiuto di cittadini romani non ebrei, ma il 16 ottobre ci fu quella che fu la più vasta retata in Italia, organizzata da un comando fatto venire apposta dalla Germania, comandato da Theodor Dannecker, che si era già occupato sia della liquidazione, grazie, del ghetto di Varsavia, sia dell'arresto e deportazione degli ebrei francesi nel 42. Agli ebrei di Roma venne consegnato questo biglietto che intimava di uscire dalle case portando con sé alcune cose nel giro di 20 minuti. La cosa fondamentale è che venne circondato il quartiere ebraico alle 5 di mattina, perché era appunto il quartiere con la concentrazione maggiore, ma nel quartiere ebraico furono presi meno della metà degli ebrei romani arrestati quel giorno, che furono 1291, se non sbaglio, poi la cifra esatta. 200 bambini, bisogna ricordare. La cosa importante è che la maggioranza vennero presi nel resto di Roma,
cercato. Che successe che in qualche modo ci fu un tam tam anche attraverso il telefono, e quindi alcuni riuscirono a scappare perché furono avvertiti, furono protetti dai vicini di casa. E, insomma, diciamo che per dirla con i nazisti, questa retata alla fine non fu un successo, perché l'idea era di catturare tutti gli oltre 10.000 ebrei di Roma, o almeno insomma nei limiti degli 8.000, diciamo, e invece ne presero solo, tra virgolette, 1.200 errotti, di cui poi appunto circa 250 furono liberati perché figli di matrimonio misto, coniugi di appunto, diciamo, ariani, o battezzati, o magari ebrei non romani, come successe per esempio alla mamma e alla sorella di Alberta Levi Temin, che loro venivano da Ferrara, si erano rifugiati a Roma a casa della sorella della mamma, e a un certo punto, nel momento in cui erano prigionieri nel collegio militare dove furono portati tutti gli ebrei il 16 ottobre, a un certo punto la sorella convinse la mamma di Alberta a uscire dicendo che non c'entrava niente. Queste sono appunto poche eccezioni fortunate che permisero ad alcune persone di uscire, appunto, ripeto, dal collegio militare di Via della Lunga a Piazza della Rovere, da dove poi, dopo due giorni, i 1022 che erano rimasti vennero portati alla stazione di Tiburtina, caricati sui treni, destinazione diretta a Auschwitz. Io voglio ricordare che in quel convoglio c'era un bambino nato nel collegio militare quella notte, figlio di Marcella Perugia, un bambino senza nome, e c'era Carolina Milani, che era una, quella che oggi diremmo una badante, che non era ebrea, ma che volle rimanere a tutti i costi insieme alla signora che viva. C'era anche l'ammiraglio Capon, che era il suocero di Enrico Fermi, che non credeva quello che era anche valido, fosse che gli sarebbe successo, perché aveva appunto un ammiraglio, perché aveva combattuto, e quindi non volle mettersi in salvo. E c'era Pollack, grande studioso di arte. Tra l'altro, dunque, Pollack, io non ricordo neanche se era, lui fosse, non era neanche cittadino italiano, quindi furono tra i pochissimi a non essere cittadini italiani, perché in realtà quelli che vennero presi furono solo gli italiani. Anche questa è oggetto di studio, però insomma non vorrei... Importante ricordare il numero dei bambini, nessuno di quei bambini è tornato, sono stati sicuramente mandati al gas appena arrivati a Birkenau una settimana dopo. Ecco, e di questi ebrei del 16 ottobre, tra l'altro, ne tornarono solo 15, solo 16, di cui 15 uomini e una donna, 7 di aspizzini. Allora, vi avevo parlato prima delle vie di fuga, io credo di aver finito il tempo, e appunto, quindi ve ne ho parlato prima. Sì. Ci furono ebrei partigiani, ci furono persone che si unirono sia ai partigiani a Roma, delle varie tendenze, comunisti, socialisti, giustizia e libertà, partigiani ai castelli romani, partigiani in Ciociaria. Deportazione e sterminio. Allora, come dicevamo, la destinazione degli ebrei italiani fu per la maggior parte Auschwitz-Birkenau. I deportati dall'Italia furono circa 7.500, però uno scarso 20% degli ebrei italiani, e questo è importante da ricordare, perché quella indifferenza che c'era stata da parte della popolazione italiana al momento dell'emanazione delle leggi non ci fu dopo, al momento della persecuzione delle vite. Cioè, dobbiamo dire che comunque gli ebrei italiani furono aiutati.
È vero anche che l'occupazione tedesca in Italia fu molto più breve che in altri stati. In ogni caso, vi avevo detto di ricordarvi di quella bambina, Clara Baroccio, che era la sorella della mia bisnonna Elena, che fu catturata il 16 ottobre con il marito, mentre poi il figlio russo fu catturato in aprile. E queste sono le pietre d'inciampo messe a Via Germanico, in Prati, fatte mettere da nipote di Clara Baroccio, perché per fortuna Clara aveva un'altra figlia che comunque si è salvata con i suoi due figli, e quindi comunque sono rimasti discendenti. E queste sono invece alcune delle schede di segnalazione per la ricerca degli ebrei scomparsi, di quelli che erano stati portati via, perché guardate, anche a casa mia si è sempre detto sono stati portati via dai tedeschi, mai dai nazisti, mai deportati. E queste schede di segnalazione vennero approntate dal Comitato di Ricerche dei Portati Ebrei, che venne costituito a Roma nel luglio del 1944, e queste schede sono state poi raccolte dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, che di fatto ha raccolto l'eredità di questo comitato. Allora, vi ho già detto della storia della parte paterna della mia famiglia. La parte materna, dicevo, in qualche modo erano stati allertati e secondo me avevano in qualche modo previsto un piano di fuga, però comunque il 16 ottobre li sorprese a casa, ma mio nonno, che era andato a lavorare, vide i camion che portavano via gli ebrei a Piazza Vittorio, e quindi telefonò di corsa a casa, e quindi mia nonna si rifugiò da vicini di casa che li accolsero e poi li aiutarono a nascondersi, e soprattutto nei conventi. Mia madre venne accolta in un orfanotrofio, l'orfanotrofio antoniano, dove stette comunque malissimo, era una situazione molto difficile. A un certo punto volevano anche mandarle via, però ci fu l'intervento di due sacerdoti, Don Montinelli e Don Piccinini, e Don Piccinini, mi fa piacere dire, è stato dichiarato poi giusto tra le nazioni. Concludo, questo è il biglietto che ricevette la famiglia, mia nonna Lidia, lo ricevette, ormai avevano passato le linee, dall'Abruzzo erano riparati a Maglie, in Puglia, e a Maglie finalmente, con data 16 giugno 44, ricevettero questo biglietto dai parenti, tra cui i bisnonni e l'altra sorella Sandra, che erano rimasti a Roma, che li avvisava appunto che essi erano in salvo. Io concludo con la poesia che mia nonna ha scritto al termine del suo diario. Mia nonna ha tenuto un diario del passaggio appunto in Abruzzo, da Villa a Villa Santa Maria e tutta la zona limitrofa, e poi ha raccontato il passaggio ad Atessa, dove c'erano gli alleati e il loro trasferimento a Male. Vi leggo questo scritto di mia nonna, scritto a Maglie il 2 luglio del 1944. O grande Dio nostro, che sei ovunque, nei cieli, nell'aria, nelle piante, nel soffio di un bambino, nel respiro di un vecchio, che mi hai dato la vita e alimenti la mia esistenza. Grande Dio nostro, onnipotente e unico spirito, che hai ascoltato le mie preghiere e hai esaudito le mie speranze. Io ti ringrazio. Nel nome di tutti coloro che non ci sono più, che hanno sofferto più di me e sono rimaste vittime innocenti, elevo un pensiero al tuo nome eterno, che celebrerò insieme ai miei figli per tutta la vita. Siano sempre le mie preghiere accolte dal tuo spirito onnipotente, che ha miracolosamente salvato la mia famiglia dalla distruzione e dal pianto. Siano gli atti futuri della vita pieni del tuo sacro nome, che trionfa nel mondo con un'eterna promessa. Amen. Lidia di Segni, Terracina, Maglie 2 luglio 1944. Grazie. Allora, rimani dove sei, così chiudiamo questa mattinata. Ringrazio tutti i ragazzi e i colleghi che ci hanno seguito. Io stessa ho chiesto a Sandra di metterci
molto di personale nella sua relazione, che poteva anche fare in un modo diverso, no? Di recente l'abbiamo fatta in un'altra scuola, e lei, che è una biologa, ha fatto tutto un percorso scientifico sul biologismo di un certo razzismo. Invece in questo caso è entrata in gioco la memoria di famiglia. Ecco, il radicamento, torniamo al titolo di questo incontro di oggi, il radicamento della comunità ebraica a Roma è profondo e lo ritroviamo in usi, abitudini, costumi, la cucina, e lo dico da romana, una delle poche romane vere rimaste, nel senso che i miei nonni, i miei bisnonni, tutti quelli che ci ricordiamo sono romani veri. La mia nonna paterna era trasteverina, nata proprio via della Lungara, e mi ha raccontato molto di questa comunità, perché le sue amichette, come diceva, ancora a 80 anni, le ragazze con le quali aveva imparato a cucire, a ricamare, come si usava, mia nonna era nata alla fine dell'Ottocento, e mi raccontava appunto che le sue amichette le avevano spiegato tante cose, insegnato anche, c'era stato uno scambio, si preparavano tutte a sposarsi con questi ragazzi che erano partiti per la Prima Guerra Mondiale, e i piatti della cucina. Quelle che noi a Roma, non so se voi le conoscete, chiamiamo zucchine marinate, sono in realtà la concia ebraica. E ancora, il fritto che tradizionalmente a Roma si fa la notte di Natale, il fritto vegetale, mia nonna diceva che quella, lo diceva lei, ma era un modo di dire comune, era verdura vestita a festa. Perché? Perché non erano poveri solo nel ghetto, il popolo ebraico, ma anche la maggior parte del popolino romano non era ricco. E allora come fare una festa in bandita? Con la pastella, acqua e farina, per coprire queste verdure, per cui i broccoli, le zucchine, i carciofi, e friggerli, faceva delle verdure vestite a festa. E ancora, la cucina di carne non era mai di carne costosa. La trippa, che è un piatto tipico romano, è la carne meno costosa che c'è, ed è un piatto tipicamente romano. E ancora, il sugo finto, come si dice a Roma, no? E cioè, invece di essere un ragù di carne, il battuto che va nel sugo, sono tutti gli odori, cioè il senano, la carota, il prezzemolo, che viene però tritato, poi soffritto, come se fosse la carne del ragù. Ma non è carne, è un sugo finto, perché i poveri, la carne per il ragù, gli arrosti, non se li potevano permettere. E allora anche molto pesce, ma quello economico. Voi neanche sapete cos'è l'arzilla, per esempio. È un pesce simile al rombo, ma che non costava niente. E allora si faceva il brodo di arzilla, cioè un brodo di pesce con un pesce che dopo si mangiava lessato, e con quel brodo di arzilla si faceva la minestra con i broccoli. Come capite, una cucina molto povera, molto comune nel popolo romano, in religione cattolica, e in quello di religione ebraica, perché si condividevano ricette non da ricchi. Ci sarà una fase di grande, come ha detto la dottoressa Terracina, importanza di certi personaggi della comunità ebraica, e vi dico l'assurdo, no, del fascismo, che vuole riconoscere un difetto del sangue degli ebrei. Attenzione, ricordatevi sempre di distinguere l'antigiudaismo dall'antisemitismo. L'antigiudaismo è quello cattolico, che però si sanava con la conversione. Se ci si convertiva, fine del problema, perché l'errore era intellettuale e spirituale, non riconoscere l'arrivo del Messia e i principi del Vangelo. Quindi convertirsi risolveva il problema. L'antisemitismo invece, di matrice razzista, biologista, e quindi quello nazista, e anche quello delle leggi razziali italiane, dice che non c'è modo di correggersi, non c'è conversione che tenga, perché il difetto è biologico, è nel sangue, quindi l'unica via è quella dell'eliminazione. È talmente vero questo che se vi capita di andare vicino al Tempio Maggiore di Roma, che avete visto, lì, proprio lì accanto, c'è una chiesetta, quella di San Gregorio. Bene, durante il lungo regno del Papa, gli ebrei dovevano ascoltare le prediche cristiane per forza. Quella è una delle chiesette dove si dovevano ascoltare le prediche per essere convertiti. Naturalmente fuori c'erano due gendarmi del Papa, gli ebrei dovevano entrare dentro, occhi a terra, perché essendo una chiesa era piena di immagini, e le immagini, la riproduzione delle immagini non è consentita
nel tempio ebraico, non è consentita la loro vista, quindi occhi a terra e cera, tappi di cera nelle orecchie per non sentire queste prediche. Ma la cosa stupefacente, capirete perché è una delle chiese delle messe obbligatorie, delle messe, delle prediche obbligatorie, perché è l'unica chiesa sul portone della quale trovate un cartiglio scritto in ebraico accanto al Tempio Maggiore. Cioè questo cartiglio sopra il portone della chiesa. Quindi l'antigiudaismo religioso cattolico era considerato, era scaturiva dalla considerazione che fosse il giudaismo un errore spirituale, intellettuale, che poteva essere corretto. L'antisemitismo razzista di epoca fascista e nazista no, era considerato semplicemente un danno del sangue, come tale andava eliminato. Ecco, come ha detto la dottoressa Terracina, per fortuna a questo la maggior parte della gente comune non credeva. Quindi a Roma, dove c'era la più grossa comunità, dove c'è ancora la più grossa e radicata comunità, molti furono nascosti, protetti, aiutati. Vi do un'ultima nota che la dice lunga anche su questo. Io sono stata più volte allo Yad Vashem di Gerusalemme per la formazione. Quello che stupisce in questo centro studi, ricerche, importantissimo nel mondo, è che lì sono ricordati anche nel Parco dei Giusti, con degli alberi che vengono piantati, come quello a Schindler, per intenderci, sono ricordati i giusti. La cosa stupefacente è che in proporzione, dato il numero degli ebrei italiani, il numero dei salvati è proporzionalmente molto più alto che in qualsiasi altra nazione, pur essendoci stata una strage. E quello che stupisce gli israeliani è che a fronte di questi molti salvati non c'è proporzione col numero dei giusti, cioè ci dovrebbero essere molti più nomi di giusti ricordati, ma molti sono stati proclamati giusti per interesse degli ebrei che sono stati salvati. Gli altri che salvarono non se ne fecero mai vanto, e quindi di molti giusti italiani non si sa neppure il nome, perché lo ritenevano normale difendere il vicino di casa, l'amico, il compagno di lavoro. Quindi in realtà sono troppo pochi i nomi dei giusti italiani allo Yad Vashem. Arrivederci a tutti ragazzi, non ho visto arrivare domande, solo quelli del Coreutico avevano chiesto la distinzione delle scuole, una buona occasione per fare una ricerca. Comunque saluto le ragazze del Coreutico, come mi ha ricordato la professoressa Montillaro, hanno seguito con grande interesse. Saluti a tutti gli altri licei, ovviamente ai colleghi. Grazie alla dottoressa Terracina. Se poi avete domande, potete scrivere, ecco, potete scrivere il progetto memoria della comunità ebraica, la professoressa Marini, responsabile del Dipartimento di Storia e Filosofia, ha l'indirizzo che potete scrivere. Anche dei commenti sul video. Poi sì, naturalmente il video sarà messo sul nostro sito, quindi segnalatelo, rivedetevelo voi e mettete commenti. Ovviamente domande che potete anche scriverle lì. Io ormai sono libera, quindi se vado a vedere ho anche tutto il tempo per rispondere, se volete. Se volentieri si risponde. Volentieri risponderemo. Grazie a tutti, arrivederci.